L'idea, e ringrazio Raffaele Barberio, Paradise Italia, di questo incontro è proprio l'idea di mettere insieme tutti coloro che sono protagonisti di questo cammino, perché protagonisti, non è il garante per la protezione dei dati personali che io, rappresento, ma è soprattutto e sono soprattutto tutti i soggetti che si trovano a implementare con la flessibilità che veniva invocata prima, le regole che adesso dobbiamo tutti insieme applicare. E sono regole, che derivano da una decisione dell'Unione Europea, che però non è una decisione imposta dall'alto, arriva, si diceva prima, l'ennesima mazzata. La ragione vera di queste nuove regole è che il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato per i cittadini, per tutti noi come consumatori, è cambiato per le imprese, è cambiato per i professionisti, è cambiato per tutti noi. E quindi le regole non sono altro che la risposta a questo cambiamento. E quindi la necessità che tutti noi abbiamo non di applicare una regola esterna che arriva e arriva la mazzata finale o la mazzata, come si diceva, per gli imprenditori che temono o i professionisti che si devono dare da fare ad applicarla a casa loro o aiutare i terzi ad applicarla, ma è soprattutto il fatto che il mondo è cambiato, lo si ricordava prima, i dati personali sono sempre di più per tutte le attività, uno strumento essenziale per svolgere bene il loro mestiere, per offrire servizi più sofisticati, per migliorare l'organizzazione d'impresa, per applicare attraverso le regole dei dati personali anche i valori ai quali ci si richiama e che è necessario guardare con particolare attenzione. E sono le regole che per i cittadini significano non solamente, perché troppo spesso si parla di pubblicità indesiderata, arriva la pubblicità, la telefonata indesiderata, non è questo. Non è assolutamente questo, è anche questo, ma non è certo questo il centro. È la sfera di libertà, che ogni cittadino ha, che può essere il cittadino imprenditore innanzitutto, che a seconda di quello che dice l'algoritmo, i dati che sono stati raccolti sul suo passato, su quello che ha, sull'area geografica in cui vive. Qualcuno ha raccolto tutto e a un certo punto quando si presenta in banca gli si dice ti do o non ti do il prestito. Quando uno studente si presenta per iscriversi all'università saranno molto i dati che lui ha accumulato e non necessariamente quelli che ha scritto in bella mostra sul curriculum a decidere se sarà ammesso o no all'università, se troverà o no un posto di lavoro. I dati sono al centro dei servizi che vengono offerti, sono al centro delle transazioni economiche più generali, perché se chi ha e conosce l'interlocutore, quanto può pagare, cerco di banalizzare, quanto realmente può pagare un prodotto o servizio, ha in mano la possibilità di chiedergli quanto effettivamente tutto ciò che può pagare. E allora il capire, il sapere cosa l'altro è, quanta urgenza ha di un determinato bene o servizio, quanto ha la possibilità di pagarlo, è un bene ricchissimo, ma è anche un bene che crea squilibrio nelle due parti del sinallagma contrattuale. E regolare questo equilibrio si fa oggi sempre di più regolando i dati personali. Questo per capire che tutto quello che noi facciamo oggi è basato sui dati personali. Allora le regole che arrivano sono regole che cercano di aiutare a muoverci in un mondo che è cambiato. Quindi non sono regole imposte dall'alto, ma sono regole che aiutano a governare il mondo su un modello particolare, del quale credo dobbiamo essere orgogliosi, che è il modello europeo, un modello che altri parti del mondo, pensiamo soprattutto al Sud America, ma in parte l'Asia, un po' meno gli Stati Uniti, ci stanno copiando. Perché? Perché mette al centro, in questo mondo che può creare squilibri enormi all'interno anche del sinallagma contrattuale, dice guardate e cercate di far sì che i dati siano trattati. Non si può prescindere, vogliamo e si devono trattare i dati perché lo sviluppo economico, culturale, sociale passa attraverso il trattamento delle informazioni personali, ma questi dati vanno trattati con attenzione a quel soggetto che è oggetto del trattamento, cioè l'interessato, la persona a cui si riferiscono i dati, quello che si vede negare il prestito, si vede negare l'ammissione all'università, si vede rifiutare un posto di lavoro, magari anche perché i dati non sono corretti, non sono esatti, non sono trattati in modo accurato. E quindi il fare occuparsi di dati personali è far bene il proprio mestiere, è essenzialmente far bene il proprio mestiere, non avere un adempimento in più da compiere. E allora quali sono, molto molto in breve perché
siamo d'accordo, devo fare solo un saluto di pochi minuti o poco più, quali sono gli strumenti che, come dire, le basi su cui queste regole che dobbiamo costruire insieme, che ci ha dato l'Europa, ma che noi dobbiamo applicare tutti insieme, danno. Per il cittadino, dicevo, il mondo è cambiato perché appunto quando va a comprare qualcosa, chi glielo vende sa già tanto di lui, sa quanto, con che carta di credito pagherà, sa che comprerà quel determinato oggetto, e chi ha il potere di, e chi ha avuto la fortuna in senso molto lato di raccogliere e di sapere tutto su di lui può vendere a chi deve offrire quel servizio uno strumento indispensabile, e sono i grandi giganti che stanno guadagnando uno spazio enorme nella nostra società. E allora quali sono gli strumenti di cui ha bisogno e che il cittadino deve avere e che il cliente dei vostri servizi, il vostro cliente, il vostro utente, l'utente che parla, interloquisce, il cittadino che interloquisce con la pubblica amministrazione devono avere un po' di trasparenza in più, trasparenza sull'uso di queste informazioni essenziali che vengono utilizzate su di lui, quindi rendergli chiaro quali dati vengono raccolti, perché vengono raccolti, e nei casi in cui serve chiedergli un consenso che sia vero, che non sia le 37 pagine di informativa che nessuno ha mai letto, che scorre senza guardare e clicca e va avanti. Invece lo sforzo che dovrà essere fatto è quello della chiarezza, della semplicità, del focalizzarsi su quello che serve. E l'altro elemento è quello dei diritti. Avrà più diritti di controllare che noi imprenditori, gli imprenditori, le pubbliche amministrazioni, le università, i professionisti che trattano i dati li trattino bene, cioè potrà avere accesso, potrà rettificare, potrà in questo senso aiutare a trattare in modo corretto i dati. E dall'altro lato ci sono le imprese, naturalmente, le imprese e le organizzazioni che dovranno badare a due cose, diciamo le due novità principali del regolamento sono due. Uno, regole uguali per tutti. Il regolamento, e una delle principali novità è quella di dire non ci sono più soggetti che sono leggi più assoluti, che come i grandi del web che abbiamo citato più volte dicono: voi applicate le regole che volete, io mi sono stabilito per ragioni fiscali, per ragioni di altro tipo, in un altro paese, e quindi non applico le tue regole, non giochiamo ad armi pari. Il regolamento rende tutti, mette tutti sullo stesso piano, tutti dovranno applicare le regole, se si trattano e si utilizzano i dati dei cittadini europei dovranno essere applicate le regole comuni, ci sarà uniformità di enforcement, è uno sforzo nostro come autorità di protezione dati quello di garantire uniformità, quello di far sì che non ci siano privilegi e che tutti possano competere ad armi pari, punto uno. Punto 2 è quella che veniva chiamata prima la flessibilità, la capacità la parola chiave è quella della responsabilizzazione. Il regolamento europeo detta alcune regole, ma soprattutto dice: tu conosci la tua organizzazione, tu conosci le tue esigenze, tu conosci quali sono le criticità, quali sono le difficoltà, quali sono i costi, allora misura tu il rischio, misura tu quali sono le garanzie che devi dare per far sì che quell'equilibrio, che si basa sulle decisioni che ciascun imprenditore, università, professionista assume, e quell'equilibrio delicato che deve guardare al rispetto dei diritti, perché anche per un interesse egoistico, se vogliamo, se non vogliamo come dire, caricarlo anche di elementi che ovviamente ci sono la base della normativa, etici, di rispetto dell'altro, ma anche per interesse proprio, io non posso schiacciare l'utente, il cliente, il cittadino al quale mi rivolgo con un mio strapotere, quale quello che danno i dati personali, e devo trovare un equilibrio giusto che mi consenta di lavorare, che mi consenta di perseguire e offrire al meglio il servizio di cui hai bisogno, ma allo stesso tempo non abusare di questo. Questo equilibrio non è scritto, stampato sulla pietra del regolamento e inciso in modo indelebile, ma è frutto ed è lasciato alla responsabilità del titolare. La responsabilità del titolare è la chiave di volta del regolamento, che dice a ciascuno: guardate a casa vostra, studiate le misure più opportune per offrire un servizio che sia realmente efficace, efficiente per il cittadino e rispettoso del cliente. Questa è la sfida vera, la sfida che abbiamo di fronte
fronte, per questo dicevo una sfida, è una sfida collettiva, e figlie di questo sono tutte le regole della privacy by design, del cominciare a pensare fin dall'inizio alla protezione dei dati, della nomina del DPO, eccetera, eccetera, tutti elementi sui quali non mi soffermo perché ci si soffermerà durante questo appuntamento, ma l'elemento chiave è che le imprese europee, le imprese di Torino, perché possono avere un elemento di competitività in più. Grazie a questo nuovo regolamento, grazie a queste nuove regole, possono dire al loro cliente: guarda, in un mondo in cui tante volte tu arrivi a casa mia, io sono un imprenditore, sono un professionista, sono un'università, sono una pubblica amministrazione, io oltre a offrirti il servizio che ti offro, oltre a offrirti il bene che ti offro qualcosa di più, che è il rispetto di te stesso. Che questo servizio che le persone, gli utenti chiedono sempre di più, sono sempre più attenti a questo, e quando ciascuno di noi è colpito perché va in banca e gli si nega il prestito, perché va all'università e gli dico: guarda, io so già come sei, cerca lavoro e dice: guarda, ti conosco già, ho visto il tuo profilo e quindi non è detto che ti assuma, e mille altri casi, compro un bene e trovo un prezzo che è più alto degli altri perché ho cliccato magari durante l'orario di lavoro invece che nel fine settimana, eccetera eccetera, gli esempi sono infiniti, non mi soffermo su questo. Le imprese che potranno, i professionisti e tutti i soggetti che potranno dire al cittadino: non solo offro questo servizio ma ti rispetto, avranno e hanno un elemento di competitività in più. E allora, per concludere, non dilungarmi su questo, al di là di tutti gli adempimenti, al di là dei singoli elementi che compongono questo mosaico che ciascun titolare è chiamato a costruire a misura della propria organizzazione, a misura del servizio che vuole offrire, oggi si apre veramente un cammino, si apre, siamo in ritardo, è stato detto, manca poco, manca meno di 3 mesi, di qui al 25 maggio noi dobbiamo essere pronti, perché come giustamente si ricordava non ci sono proroghe, c'è un decreto legislativo che dovrebbe arrivare, uno che riguarda la direttiva, l'altro il regolamento, dovrebbero arrivare ahimè a maggio, ma anche altri paesi europei come dire non sono troppo più avanti di noi, quindi l'Europa è avanti in questo. L'Europa è avanti in questo, l'autorità di protezione dati sta lavorando, ha lavorato con i colleghi europei, noi stiamo facendo un lavoro molto ampio a livello europeo con approvazione di linee guida che devono essere comuni, perché non possiamo farle solo italiane e imbrigliare i nostri imprenditori, i soggetti che operano qui su regole diverse da altri paesi d'Europa, ma vogliamo far sì che queste regole siano comuni e che all'interno di questo più grande territorio gli operatori possano operare con certezza, ma soprattutto quindi le autorità, e trovate sul nostro sito una serie di linee guida, di spiegazioni, e ne daremo altre nei prossimi mesi, proprio con l'intento di accompagnare in questa difficile cammino, in questa cammino che è un cammino corale, tutti i soggetti che sono interessati, pubblici e privati. Quello che però è importante è capire che grazie alla responsabilizzazione, in virtù della responsabilizzazione, i veri protagonisti siete voi, sono i soggetti che a casa loro devono applicare con la dovuta flessibilità, conoscendosi meglio di ogni altro. Non c'è un garante che arriva lì e dice: tu fai A, B, C, D e fallo subito. Naturalmente ci sono alcuni adempimenti, ma ciascuno è chiamato a guardarli al suo interno con un'ottica più alta. Non è, ripeto, l'idea di compiere o fare o adempiere a un adempimento burocratico e via, anche questo l'ho fatto, è costato un po' di soldi e lo farò, magari cerco di evitare qualche sanzione, cerco di evitare qualcosa, ma è soprattutto dire: penso alla mia organizzazione, penso che il mio futuro comunque sia è nel trattamento dei dati personali, quindi io tratterò un bene preziosissimo di una persona. Devo guardare a cosa voglio offrire, devo guardare a quale equilibrio voglio offrire, devo dare loro la risposta che voglio. E il mio servizio sempre di più sarà insieme il servizio che offro, il bene che offro e un'attenzione in più, che questa attenzione, questo diritto fondamentale dei cittadini, ma soprattutto elemento di competitività che l'Europa ha, su cui l'Europa sta lavorando, che altrove nel mondo cominceranno sempre di più a chiedere agli utenti, usarlo fino in fondo è la sfida che noi abbiamo. Allora,
Grazie, grazie davvero di questa occasione, di questa riflessione che adesso comincia e continua in tutta questa giornata. Si analizzeranno più dettagliatamente i diversi aspetti, ma l'idea è la protezione dei dati serve a fare meglio il proprio mestiere. Se capiremo questo, se capiremo che è una sfida che riguarda il far meglio ciò che noi facciamo e non un adempimento esterno, avremo colto veramente lo spirito del nuovo regolamento, lo spirito di questa sfida. E sono sicuro che il senso di questa giornata è proprio questo. Grazie a tutti.